E di sette persone arrestate, il bilancio di una serie di controlli eseguiti dai carabinieri nel fine settimana, nei territori di San Ferdinando Trinitapoli e Cerignola. Il primo a finire in manette è stato un giovane di 29 anni Cerignolano, accusato di aver messo a segno ben due rapine nel giro di circa un'ora, ai danni di due diverse attività commerciali di San Ferdinando di Puglia. Secondo la ricostruzione dei militari, il ragazzo si è prima introdotto in una gioielleria, poco prima dell'orario di chiusura e, fingendosi un normale cliente, si è fatto mostrare alcuni preziosi. Tirando fuori dalla tasca un taglierino, il rapinatore ha poi improvvisamente preso in ostaggio la moglie del titolare, costringendo quest'ultima a consegnargli l'intero incasso. Ma qualcosa nei suoi piani è andato storto. Il gioielliere ha infatti reagito aggredendo il giovane e ingaggiando una violenta colluttazione, terminata con la fuga a mani vuote del malvivente e con il ferimento della vittima. Il tutto sarebbe stato ripreso da una telecamera installata all'interno dell'esercizio commerciale, grazie alla quale i carabinieri, intervenuti sul posto, sono riusciti in poco tempo a riconoscere il ventinovenne, loro vecchia conoscenza. Ma prima di essere rintracciato, il giovane ha avuto il tempo di mettere a segno un secondo colpo, questa volta ai danni di una farmacia. Anche in questo caso, fondamentali per la sua identificazione sono state le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza dell'attività commerciale. L'uomo è stato bloccato in casa sua mentre era intento a fare le valigie. Con l'intenzione di darsi alla fuga. Dovrà rispondere di rapina aggravata e lesioni personali. È stato accusato invece del reato di furto aggravato il cittadino romeno di 45 anni, arrestato nel corso di un'operazione condotta dai carabinieri di Trinitapoli. L'uomo è stato sorpreso all'interno di un cantiere edile mentre tentava di rubare alcuni pezzi di impalcatura ed altro materiale ferroso per un valore complessivo di circa 2.000 euro. Sempre per furto, infine, sono cinque le persone finite in manetti a Cerignola, tutti residenti in un complesso di palazzine popolari. I condomini avevano da tempo predisposto un allaccio abusivo alla rete elettrica, manomettendo non solo i cavi dei contatori dell'Ener, ma anche i tubi della fornitura del gas, con un danno complessivo stimato intorno ai 7.000 euro.